Ciao a tutti, Nabbi e Nabbe. Qui è il vostro amichevole Asgorat di quartiere che vi dà il benvenuto sotto Bunubo. Quest'oggi daremo il via ad una nuova rubrica, Board Game Frenzy. Ma prima di far ciò, vi vorrei invitare ad iscrivervi al nostro canale e a cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica ogni volta che pubblichiamo un video. E vi dico, siamo davvero tanti a partecipare a questo canale e portiamo tantissimo materiale. Ma prima di iniziare, sigla! Quest'oggi vorrei parlarvi di The Island, che è il remake di un gioco uscito nel 1982 con il nome di Survive Escape from Atlantis. Ora, questo gioco non è particolarmente complicato, non ha tantissime regole da ricordarsi, ma vi posso assicurare che è estremamente divertente, anche perché in qualsiasi momento della partita è possibile fare delle carognate agli altri giocatori oppure stringere delle alleanze con essi. Ma procediamo con calma. L'ambientazione di gioco è quella di un'isola vulcanica, il cui vulcano appunto sta per eruttare, e quindi i nostri omini, noti anche con il nome di Meeple, sono soggetti a violenti terremoti e devono cercare di scappare da quest'isola e raggiungere la salvezza sulla terraferma, che si trova sui quattro angoli di gioco. Ma per fare ciò dovranno affrontare tutte le insidie che possono incontrare durante il percorso, che sono ovviamente, a parte i terremoti, anche i mostri marini, gli squali e addirittura anche i kraken. Le tessere di gioco sono divise in esagoni di diverso colore. Abbiamo quelle marroncino scuro che sono le spiagge, quelle verdi, le foreste, e quelle grigio che sono le montagne. Particolarità di questo gioco, che mi ha stupito dal momento che è fatto particolarmente bene, è il diverso spessore delle tile di gioco. Le spiagge sono quelle più sottili e poi man mano che vengono verso le montagne vanno ad aumentare di spessore, anche per ricreare un certo effetto 3D. Parlando dell'articolazione del gioco, possiamo dire che i giocatori, durante il loro turno, hanno a disposizione tre movimenti che possono fare attraverso le varie tile, oppure nuotando nel mare, oppure attraverso la barca che sono a disposizione degli esuli. Al termine di questo movimento devono poi andare a rimuovere una delle tile, partendo prima dalle spiagge. Una volta che sono terminate tutte le spiagge, bisogna poi passare alle foreste ed infine alle montagne. Nel lato nascosto delle tile vengono poi a manifestare degli effetti che possono essere positivi per i giocatori o negativi. Negativi possono essere per esempio la comparsa di nuovi mostri o nuovi squali, oppure positivi, ossia la capacità che viene data ai giocatori di uccidere uno squalo che sta per attaccarli. Altra particolarità da far presente sta nel fatto che i giocatori punteranno prima di tutto ad andare a occupare le barche che consentono di attraversare la parte di mare più velocemente possibile. Ma il problema sta nel fatto che la barca può essere condotta solamente dal giocatore che ha la superiorità numerica di omini sulla barca. Barca che possiamo vedere che ha solamente tre posti. Da questo possono nascere dunque delle alleanze in cui due giocatori o più vanno a occupare una determinata barca, oppure delle vere e proprie cattiverie, perché nel momento in cui un giocatore va ad occupare una barca e io non ci sono e vedo che quel giocatore è in vantaggio, dovrò far di tutto per cercare di ribaltare la barca grazie alle balene, oppure di mandare un mostro marino per distruggere e mangiare sia la barca che gli omini sopra. Al termine del turno, dopo aver girato la tile, tocca al giocatore l'arduo compito di controllare i mostri marini. Ecco appunto il momento in cui si passa da un gioco pro squadra ad un gioco anti squadra, e sinceramente, se devo dirla tutta, è la parte che mi piace di più. Viene dunque lanciato un dado il cui faccia va ad indicare il mostro che giocherà, mentre invece lo spazio in cui si muoverà è descritto ai bordi della tile.
Come già detto in precedenza, lo scopo del gioco è quello di salvare più o meno possibili, ma il punteggio vero e proprio viene dato dal numero stampato sotto gli omini. Ora, una corrente di pensiero all'interno del gioco è quello di assicurare la salvezza solamente agli omini con più valore, ma sinceramente, dal mio punto di vista, è più divertente giocare con un'aleatorietà maggiore e quindi salvare casualmente gli omini, anche perché appunto una maggiore casualità comporta anche un divertimento maggiore. Il gioco termina quando viene rivelata la tile che raffigura il vulcano e in quel momento tutti gli omini, tutti i mostri presenti sulla plancia di gioco vengono uccisi e dunque non c'è più nessun sopravvissuto. Si procede dunque al conteggio dei punti che sono stati fatti da ogni giocatore andando a controllare il punteggio stampato sotto ogni meeple e ovviamente il giocatore che avrà fatto il punteggio più alto sarà il vincitore del gioco. Ora, nella sua semplicità, questo gioco è molto divertente e può essere giocato sia con i bambini più piccoli sia che ad un livello strategico più elevato tra amici party game. Essendo comunque un gioco non molto impegnativo, lo consiglierai come filler, ossia un gioco da giocare tra una partita e l'altra di giochi più lunghi e impegnativi. La durata del gioco è circa sui 40 minuti, quindi non impegnativo. Ok, per questo primo episodio è tutto. Fatemi sapere se vi interessa la rubrica nei commenti qui sotto. E come sempre vi ringrazio dell'attenzione. Inoltre, vi ricordo che siamo presenti su tutti i canali social, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, ovunque. In particolar modo vi invito a seguirci su Facebook e Instagram, dove vi aggiorniamo quasi in tempo reale sulle nostre live. Grazie a tutti, a presto, ciao!